Cioè, firmato dal Tribunale dei Minori dell'Aquila, il provvedimento di fermo corre affidamento ai genitori del 13enne di Lanciano che ha mandato in coma Giuseppe Pio D'Astolfo, 18 anni, con un pugno alla tempia sinistra, sferrato al buio e nel degrado dell'area dietro la ex stazione della Sangritana. Ed anche questo atto di violenza è stato il centro del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica di Chieti. Proprio dal comitato è venuto fuori che noi adesso diffideremo l'ente che lo ha in gestione a fare in modo che, cioè? E in questo caso credo che se, mi hanno riferito che è la regione, quindi per cui dipende da questo organismo della regione che si occupa del trasporto, quindi mi pare che sia la tua, se non sbaglio, a questo quello a cui hanno fatto riferimento, e noi procederemo a diffidare che quel luogo possa essere intanto ripulito, perché voglio dire, mi sembra il minimo, ma anche controllato. È Rom, il giovanissimo aggressore, individuato con la sua baby gang in 24 ore dai carabinieri di Lanciano. E in città stamane qualcuno ha come sfregiato il monumento dedicato proprio ai Rom. Brutto segnale. Quel che conta di più comunque è che dopo l'attacco di ieri, oggi i medici del reparto rianimazione dell'ospedale di Pescara proveranno a svegliare Giuseppe Pio D'Astolfo dopo quasi 3 giorni di coma indotto subito dopo la delicata operazione alla testa. E su altro fronte si diceva del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica di Chieti che non poteva non occuparsi di movida sregolata e di Covid-19, i cui numeri preoccupano anche in queste zone.